ciao a te da Fabrizio e Valerio e Costanza. In questa rubrica di C'era una volta, anche oggi inventeremo una favola. Però, preparatevi che dobbiamo fare il riscaldamento della fantasia. Però, cari Fabrizio e Valerio, vi anticipo che oggi non ho preparato proprio nulla. Ina la borsina oggi ha deciso di stare qui buona buona e vuole dare a voi la possibilità di pensare cosa inventare. Siete pronti? Quindi oggi ci vuole un riscaldamento della fantasia ancora più impegnativo. Siete pronti, ragazzi? Sì! Riscaldiamo la nostra fantasia con una testa sulla spalla destra, sulla spalla sinistra, testa indietro, testa in avanti, occhi aperti e diamo il via alla fantasia! Come già vi ho anticipato, non so proprio di cosa parleremo. Io di solito non lo so mai, ma oggi proprio nulla, perché ho pensato di Fabrizio e Valerio, ditemi un po', non ho preparato nulla, questa storia di oggi dove vorremmo ambientarla? Al mare. Già deciso? Sì. Ah, ok, ma al mare quali personaggi potremmo incontrare? Non rispondetemi subito, pensateci un attimo. Pensateci, allora siamo già nel mare, inoltre qui siamo in un bellissimo mare. Valerio, vi siete già consultati? Molto bene, Valerio, tu chi sei? Pescevalla. Mi piace, pescevalla è simpaticissimo. E poi abbiamo? Un polipo. Ci troviamo nei fondali marini, dove troviamo un polipo che si chiama... Vabbè, do i vostri nomi. Il polipo Fabrizio e il pescepalla Valerio. Abbiamo questi due simpaticissimi personaggi della nostra storia che si trovano davanti una vera e propria missione da compiere. Mi è venuta un'idea, ragazzi, bellissima! Siete pronti? Sì! Vediamo se vi piace questa idea. Il polipo Fabrizio e il pesce palla Valerio hanno una missione da dover compiere, perché un bel giorno nel nostro mare, per quanto sia bello e colorato, ma iniziò un po' una serie di litigi tra gli abitanti. Il corallo litigava con il cavalluccio marino, la stella marina litigava con il pesce. C'era un po' di confusione, per cui il polipo Fabrizio e il pesce palla Valerio, che sono degli integerrimi abitanti del mare, decidono che bisogna riportare la pace. Ma secondo voi il motivo di questi litigi quali era? Se io vi faccio così, qual era il motivo principale di questi litigi? Era il mangiare. Purtroppo gli abitanti del mare litigavano tra di loro perché il mangiare, come ben sappiamo, e questa è realtà, iniziava a scarseggiare. Per cui era una lotta continua, chi cercava più plancton per cibarsi, era una lotta continua, i pesci più grandi che cercavano i pesci più piccoli, insomma, ognuno pensava solamente a se stesso per poter prendere quanto più mangiare possibile. E questa situazione ovviamente creava dei litigi, per cui i nostri saggi Polipo Fabrizio e Pesce Palla Valerio decisero che era giunto il momento di mettere pace. Pensate un po', polipo Fabrizio e pesce palla Valerio, ci poteva essere una soluzione da poter attuare? Quale poteva essere per mettere pace nel nostro mare? Gli daremo del mangiare. Io aggiungerei una cosa, per fare in modo che gli abitanti del mare non litigassero più, bisognava mettere una regola, che è questa. Ascoltate, vediamo se vi piace. Nel momento in cui ogni pesce abitante del mare trovava anche solo un pezzettino di cibo, non doveva mangiarlo in prima persona lui che l'aveva trovato, ma che doveva fare? Doveva darlo. Mi piace, Fabrizio, quest'idea. Penso che piacerà anche a te a casa. Nel momento in cui ognuno di loro trovava qualcosa da mangiare, per fare in modo che non avvenissero più litigi, ogni singolo pezzettino di mangiare, se veniva trovato, doveva essere? Doveva essere donato ad altro pesce. Bene, quindi questo era l'unico modo che i saggi Polipo Fabrizio e Pesce Palla Valerio avevano per poter riportare la pace. Tutto il mangiare che veniva raccolto non doveva essere subito messo giù nel pancino, bisognava darlo, donarlo, in modo che si ritornava di nuovo ad essere amici. Ma funzionò subito questo... Questa nuova missione funzionò subito? No. Io credo che ci sia qualche piccolo abitante che abbia voluto fare il furbetto. E chi sarà stato? Un altro pesce. Chi pesce era? Un pesce palla. Il pesce palla senior.
quello un po' più grosso, che diceva no, 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 io quello che trovo mangerò io, butterò tutto nella mia pancia. E qui intervengono il polipo Fabrizio e il pesce palla Valerio, e cosa spiegano al pesce palla? Dicono... Tutto il cibo che bisogna trovare non deve essere subito mangiato, ma dato ad altri pesci. Ad altri pesci, quindi alla fine anche il nostro pesce palla senior capisce e comprende qual è la missione per stare tutti in pace, e piano piano, anche se con qualche sforzo in più, finalmente si arrivò al momento in cui tutti i pesci si trovavano amici. Si trovavano amici. Beh, sarebbe bello se fosse così in ogni angolo della terra, ma noi speriamo e ci sforziamo che questo possa avvenire veramente in ogni angolo della terra. E ma ditemi un po', ragazzi, adesso manca qualcosa alla nostra storia. Cosa manca? Il titolo. Ok, ma per caso vorreste scriverlo voi questo titolo? Tanto sì, siete stati voi protagonisti, mi sembra giusto che voi lo scriviate. Ok, vi porgo il nostro libro delle storie magiche e vi propongo di scrivere un bel titolo, breve, mi raccomando. Allora, tu, poiché sei il polipo Fabrizio, scrivi il polipo Fabrizio e il pesce palla Valerio. Fabrizio. Bene, in compagnia del nostro polipo e del nostro pesce palla ci siamo divertiti e abbiamo anche riflettuto su qualcosa di importante. E il pesce palla Valerio vi salutano. Aspettate che adesso concludiamo il titolo. Eccolo qui. Il polipo Fabrizio e il pesce palla Valerio vi salutano. Vi saluto anche io che sono Costanza. Ciao e alla prossima puntata!